Stamattina, facendo la mia scrollatina di notizie giornaliera, mi sono imbattuto in un articolo di Fanpage in cui ho scoperto che l'antitrust ha aperto un'istruttoria su più di qualche influencer o guru del marketing o venditore di corsi. Non sono mai riuscito a inquadrarli questi qua. Peraltro uno di loro un po' di tempo fa mi aveva anche agganciato via LinkedIn proponendomi delle call per fantomatici scambi di idee. Su che cosa poi non si sa e non si saprà mai, visto che in ogni caso non mi ha mai affascinato quel mondo lì. Comunque non sono qui per farvi nomi, anche perché basta cercare la notizia online e ve li trovate tutti. Sono anche piuttosto noti. Quello che è interessante è il cosa viene contestato. Nell'articolo di Fanpage si legge, e ve lo riporto testualmente, che questi signori pubblicherebbero sistematicamente foto o video in cui offrono a pagamento metodi per ottenere importanti guadagni facili e sicuri sulla falsa riga del modello vincente che dovrebbero incarnare. In sostanza sembra che si giochi sull'equivoco, che poi io mi sono sempre chiesto: se sei un imprenditore multimilionario che conosce tutti i segreti dell'impresa nascosti al mondo e campi di rendita, chi te lo fa fare ad armare un gran casino per fare qualche corso? Ma queste sono solo mie considerazioni. Quello che mi interessa della notizia è che io sta cosa l'ho già vista da qualche parte e mi ricorda tanto qualche proposta in franchising di più di qualche marchio. E questi marchi in un certo senso pubblicano sistematicamente annunci e promozioni che offrono affiliazioni facili per ottenere importanti ritorni economici ed imprenditoriali sulla falsa riga del modello vincente che direbbero di incarnare. Vuoi vedere che non sono il solo a dire che questa cosa è al limite della legalità? Voglio dire, fino a quanto è lecito spingere un'affiliazione a pochi spiccioli, sapendo già che il tuo format non è sostenibile e che di fatto l'affiliato avrà alte probabilità di chiudere? Nessuno pretende che si fornisca certezza nell'impresa, ma credo che ci sia una bella differenza tra rischio imprenditoriale e speculazione sui meno esperti. E non sto parlando di strategie nelle campagne che possano essere più o meno trasparenti. Tanto per chiarire, nel rapporto di Asso Franchising 2024, sul quale peraltro sto preparando un video ad hoc per approfondire i 3 o 4 punti principali, emerge uno spunto interessante sulla trasparenza dei dati principali nei vari siti e landing page. Il 45% dei franchising ti accenna qualcosa, ma poi vuole un contatto per approfondire. Il 33% è totalmente trasparente, ti fornisce ogni dato rilevante anche prima della richiesta di un contatto, ed io e i miei brand rientriamo in quel 33%, mentre il restante 22% se la tira un po' di più, ti scrive il minimo indispensabile e vuole che lo chiami e ti fai spiegare. Ed attenzione, sono più che legittime tutte e tre queste impostazioni. Qui si tratta solo di scegliere tra una strategia o l'altra, purché poi le informazioni vengano fornite tutte ed in modo chiaro prima di ogni impegno contrattuale. Il problema quindi non è nella trasparenza in prima battuta, ma in quegli annunci in cui si attira l'attenzione facendo leva magari sul prezzo, su redditività sparate alle stelle o addirittura su fantomatiche garanzie di successo. Qui non si parla di strategia, ma di leve commerciali per attirare l'attenzione per poi giocarsi ogni tattica persuasiva di vendita disponibile. Ma il franchising è una partnership, non si può vendere. Quanto è corretto, quanto è ammissibile proporre un'affiliazione a 5.000 euro ed arrivare a contratto anche a 100-150.000 euro di investimento? Quanto può essere ammissibile proporre dei numeri gonfiati o intortare la certezza di un successo imprenditoriale a chi nell'impresa non ci ha mai messo piede? È un argomento che ho già trattato spesso e su cui ultimamente sto battendo parecchio il chiodo. E non è un segreto che a mio giudizio la colpa è anche di chi si lascia abbindolare da queste fantomatiche promesse. Ma questa non è comunque una buona scusa per poter giocare sul futuro, sui sogni e sui risparmi delle persone. Insomma, vista l'assonanza, e se per caso si trovasse in zona, magari l'antitrust, una capatina nel franchising, no?